sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male che non ho fatto il militare. Sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, chi c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. C'è una grande gioia che non è solo la mia, è anche di chi è sul palco insieme a me e anche dei tecnici, di chi in qualche modo sta in ogni reparto del nostro tour, dalle luci alla regia, ai backliner, a chi monta e smonta il palco. Siamo una squadra molto potente ma anche molto affiatata e è fondamentale questo, perché il concerto non lo faccio soltanto io, lo fanno i musicisti che suonano, perché questo è un concerto, è un tour in cui la musica è dominante. Quello che vogliamo comunicare soprattutto è che nel pop c'è grande musica, che c'è in questo genere musicale di cui si chiacchiera tanto una grande possibilità, cioè fare tutto quello che vuoi, quindi una grande libertà. La libertà di poter unire il pubblico che canta, quindi la sensazione di essere ai concerti, fra virgolette, karaoke, no? Quelli in cui c'è la possibilità di perdere la voce, di cantare a squarciagoli i ritornelli che hanno fatto parte magari di un tuo ricordo della vita, ma anche di stare a sentire, no? Di usare le orecchie. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Oggi per me la parola pop vuol dire libertà. Il mio genere musicale si chiama libertà, ecco, libertà totale, cioè totale di dire voglio fare un video in cui non mi si vede, non lo faccio. Tutti protestano ma non lo facciamo, perché pensiamo che poi a lungo raggio questo possa far sì che ci sia una varietà, un divertimento anche personale di chi fa le cose, che conta tantissimo. Se non mi divertissi a salire sul palco, se non fosse un grande piacere, non lo farei. Fare una scaletta vuol dire fare una grande scelta che dà una immagine e parla di te al pubblico in maniera molto chiara, ecco, non è fraintendibile. Una scaletta sul passato dice una cosa, una scaletta molto sul presente dice un'altra, un inedito dentro la scaletta dice un'altra cosa, una cover dentro la scaletta dice un'altra cosa. La mia scaletta è una scaletta di canzoni che per me aveva l'obiettivo di partire subito emotivamente alti. Questo concerto lo voglio fare iniziare in un modo che esprima direttamente, immediatamente, che l'emotività è alta in questo concerto. E non scende mai troppo, onestamente. Soltanto quando magari mi lascio un po' più andare io e scherzo con il pubblico, allora lì si scioglie un po' l'emotività, no? Ma secondo me le mie canzoni sono canzoni, secondo me, che hanno dentro tantissima passione, tantissimo amore, tantissimo cuore. E quindi volevo che il concerto fosse questo. Le mani, Milano! Hey, hey! È inutile dire, una bella sensazione, perché il posto è un po' una scala della musica italiana. E che comunque è un dato di fatto abbastanza indiscutibile, cioè se tu suoni il forum vuol dire che comunque qualche numerino l'hai messo insieme, quindi evidentemente c'è stata un'evoluzione. Perché ci sia stata, sai, penso che siano un insieme di cose, dalla crescita, come dire, anagrafica di Cesare, cioè il suo aspetto, l'aver mantenuto uno standard qualitativo sempre molto alto e se vuoi anche abbastanza imprevedibile, ma comunque globalmente coerente, una credibilità sempre più rimarcata, un modo di proporsi, se vogliamo, anche abbastanza non standard, ma che comunque non di nicchia, riuscire a parlare in maniera trasversale, una somma di cose. È sicuramente una grande gavetta, cioè nel senso la gavetta che non ci fu ai tempi di Luna proprio è avvenuta dopo, ma era tutto in qualche modo previsto. Sarà come dici, non siamo più amici, mi costa cara la verità. Il concerto è un concerto elettrico sicuramente, è un concerto potente.
variopinto, in cui si respira dall'inizio fino alla fine una totale libertà artistica o di scrittura e una totale autobiografia. Cioè, non c'è canzone che io non esprima in modo molto passionale e personale, perché c'è dentro la mia vita e quindi non... La mia vita è vestita sempre da sera, però è comunque sempre tutto asciugato, diventa comunque parole che raccontano me. Io quando canto immagino, quando canto Marmellata, che è un pezzo leggero ma fatto di immagini, come anche una come te, come altre canzoni più leggere, no? In cui si descrive, io la mia stanza ce l'ho in testa mentre la canto questa canzone, cioè ce l'ho in testa la mia casa di Bologna, vivo quello che canto. Le stelle nel cielo. Da Bagus a Il primo bacio sulla luna, da Bagus a questo album, La teoria dei colori, c'è un livello di qualità che è sempre stato migliorativo, e questo modo di porsi ha portato poi alla fine i risultati di oggi, che sono poter fare il tour che sognavo per le mie canzoni. Oggi il forum, ma non è il forum in sé che è un tempio della musica, qui ci sono passati i più grandi artisti, da Stevie Wonder a Jovanotti, da Vasco a Madonna, a Robbie Williams e gli Oasis. Io il primo concerto che ho visto al forum, avevo 16 anni, sono scappato di casa per andare a vedere gli Oasis e poi ho dormito in stazione. E mi ricordo che Noel, che lancia sempre il plettro alla fine di ogni concerto, no? Con questo schiocco di dita, e lancia in mezzo al pubblico il plettro. Fine concerto lanciò il plettro, alzammo la mano in 3.000, no? Così a occhi chiusi. E finì nella mia, e presi questo plettro di Noel che ho ancora a casa, e per me tutto è sempre molto simbolico, tutto ha sempre un significato, e poi oggi forse ho capito perché quel plettro era finito nelle mie mani. Grazie, ciao.